Andiamo da questa parte ora e vediamo. Ah, ok, pensavo che era un nemico esplosivo. Ho visto il fumo e le fiamme e ho detto che cazzo sta succedendo. Aspetta un attimo, giusto curiosità. Vediamo se il moveset è uguale. Sì, non cambia nulla. Bello, bello il colpo caricato delle lame da braccio, ma non cambia nulla. Queste sembrano belle, non vedo l'ora. E quello è un fabbro col martellone. Lì c'è una di quelle sfere che dobbiamo far rotolare. E ho visto una cesta. Ok, la sfera dobbiamo far rotolare sia lì che qui. Questo vuol dire che ce ne sono due. O meglio ancora, una apre una zona e l'altra apre un'altra. Ok, allora, prima, come raggiungo? Così. Perfetto, grazie. Ah, guarda, ce n'è un'altra lì. Dobbiamo solo trovare un caccolone esplosivo. Caccolone che immagino sia da queste parti. Il più è che, secondo me, se entro in questa zona senza prima usare la pallina, poi non posso più tornare indietro. Però c'è un'altra cesta. Che culo. Vediamo. La mappa del sotterraneo, perfetto. Però di qua c'è un'altra cesta, guarda un po'. Il caso a volte non è mai casuale, giusto maestro? Ecco qua, apri il forziere. Questo era proprio bello di forziere. Ho visto un sacco di soldi e due oggetti, mi sembra. No, forse era uno. Ok, abbiamo trovato le fasce da nomade, ottimo. Dei guanti migliori. Sì, anche perché gli oggetti bianchi non danno veramente niente di esperienza, una certa. Vediamo sopra se possiamo passare. Ok, sì, possiamo passare. Salendo sul muro. Grazie del consiglio, gioco. Veramente, non so cosa avrei fatto se non me l'avessi detto tu. Che non è già tipo da, boh, 3-4 ore che stai già facendo questa roba. No, 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 no. Adesso te lo dice che puoi saltare sul muro con la X. Spingiamo la pallina. Ecco fatto. No, no, non qui. E dai. Porca miseria, non è qua che dovevi andare prima. Prima devi andare dall'altro lato. O forse in realtà sì. Ma forse è uguale. Forse per aprire il passaggio basta passare e basta. Forse mi stavo preoccupando troppo. Però non vedo modo di passare. Ah, ci sono le scale dall'altro lato. Ok, mi serve il caccolone però. Mi serve il caccolone esplosivo. Prima di tutto però prendiamo la cesta. Grazie. Soldi, ovviamente. Io spero sempre in qualche arma, ma va bene così. Ah, ok, forse qua dentro. Forse è qua dentro, esatto. Ecco fatto. Ma non capisco più che altro quelle pedane a pressione. No. Non riesco a capire queste pedane a pressione. Ah. E mi fa passare, ok. Il problema è un altro però. Io come faccio? L'ho capito. È un bel piccolo enigma, ma ci devi arrivare con un attimo di testa. Vediamo se ho ragione più che altro. Mettiamo la pallina qui. Ferma, ferma qua, eh. Prendiamo un'altra caccola esplosiva. No, da questo lato, bravo. Però prima aspetta che... sono caduto. Prima aspetta che ne vedo qualcosa là da far saltare. Vediamo. Ok, almeno cristalli li abbiamo già tolti dopo. Dicevo, prendiamo la caccola esplosiva, gliela lanciamo qui. Così dopo, appena apriamo il passaggio, quella va dall'altro lato, perfetto. Oh, peccato, speravo di fare buca in uno, entrava subito nel buco. Vabbè, non è andata come volevo. Però l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Quindi tu ora vieni con me, per favore. Ecco fatto. Taradaradandan.
Mi aspettavo che la statua si animasse veramente, però va bene così. L'importante è essere riusciti a portare a casa il risultato, ovvero aver aperto il passaggio e vedere che cosa c'è da questo lato. C'è un'altra statua gigante. Tutte queste statue giganti, non so perché ho l'impressione che potrebbero risvegliarsi. Allora, fermi tutti. Prima di tutto, evochiamo e facciamo sto mossone gigante. Ma, ah ok, stavo dicendo, i miei scheletri che fanno? Niente. Ecco fatto, vieni qua, morto. Quelli sono soldi? Sono soldi, perfetto. Dobbiamo arrivare a 50.000. Ma a questo punto mi viene il dubbio se le armi di Vulgrim scalino in base al mio livello. Perché se scalano al mio livello e le prendo adesso, sono inutili. Sono inutili. Vieni qua. Ecco qua. Ho sentito un rumore di qualcosa tipo cristalli. Ah, era un amuleto. Infatti ho pensato subito a quello. Wow, che bello amuleto de merda. Comunque, prima tiriamo la leva, vediamo che cosa fa. Ah, ho capito dove siamo. L'acqua non è passata da sotto, è apparsa. Abbiamo già finito? Abbiamo già aperto il passaggio. Comunque il caccolone esplosivo era già qua. Abbiamo già finito? Eh no, non credo. Avremmo finito per questa zona forse. Che figata, la corrente ti sposta veramente. Suonerà strano, ma visto molte cose uno pensa ok, probabilmente è solo l'effetto dell'acqua, ma non ti muove. Invece sì, sono sorpreso. Aspetta, qui c'è una cesta. Come la raggiungo? Così, perfetto. Furbilor, cercano di nasconderti la roba. E ho trovato... Ok, no, pensavo che c'era un'altra cesta anche da quel lato. Dicevo, ho trovato dei guanti, vediamo. Guanti brutti, ok. Buttati di nuovo in acqua. C'era un'altra cesta che dobbiamo prendere di nuovo, che è da questo lato. Ok, ah, forse ci arrivavo anche senza l'acqua. Forse... No, forse mi serviva per avere un piccolo slancio extra, ma non era necessaria. Abbiamo trovato le manopole. Allora, ha lo stesso moveset degli artigli o comunque delle lame da braccio, ma sono dei guantoni da box. Bello. Lo sapevo che c'erano dei guanti alla fine. Qua? Ok, non c'era nulla. E infine, eccoci arrivati nella prima zona. Il che vuol dire che adesso la statua si alzerà da una parte e si abbasserà dall'altra. Ah, si è alzata l'acqua in quella zona qui. Ok, a cosa mi serve? Ah, certo, per passare dall'altro lato. Per passare dall'altro lato che era chiuso. Ok, non credo di aver lasciato nessun oggetto da questa parte. Quindi possiamo scendere da questo lato. E finalmente possiamo salire sul muro. Perfetto. Vediamo. No, da questo lato. No. Ecco, bravissimo. E siamo arrivati? Se salgo su questo muro troviamo una cesta. Probabilmente più in alto però. Ecco fatto. Vediamo. Secondo me soldi e forse un'arma posseduta. Non è posseduta ma è viola. Quella. Sti cazzi. Sti cazzi, forse... Eh sì, è più forte anche di quella. Questa secondo me
Dà un bel botto di energia a un'arma posseduta. Scopriamolo. Vediamo subito. Minchia! Hai voglia che dà un bel po' di potenza. Però non voglio venderla. Non voglio venderla perché effettivamente è più potente delle altre. Tranne delle lame Omega. Ma in realtà anche del Vendicatore Nero. Il Vendicatore Nero è più forte di quest'arma? Non credo. Forse per i bonus. Vabbè, per adesso voglio usarla. Dobbiamo imparare ad usare anche le armi pesanti. E ora andiamo dall'altro lato. Eccoci qua, perfetto. E ulla, che salto incredibile che ha fatto. Nemici che appaiono? Ovviamente, stavo per dire all'improvviso? Ovvio. Quello è un gorilla, una specie. Allora, le armi pesanti per ora. Madonna mia, fermo un attimo. Allora, sì, la schivata in avanti e il triangolo ha senso di essere utilizzata con un'arma pesante, ovviamente. Perché usata con le armi veloci ti fa solo l'attacco normale. E sì, è il gorillone di prima. Allora, aspetta. Evochiamo i morti. Scatto in avanti. Ah, dannazione. Ecco fatto. Distrutto con la nostra nuova arma. E abbiamo trovato una tessera di quelle verdi da dare a Wulgrim. Altri nemici? Ovviamente no. Però ho trovato. Mi sembrava di aver trovato degli artigli. Avevo visto qualcosa di verde. Ero abbastanza sicuro di aver trovato un'arma. Ah, eccola qua. Infatti, ero abbastanza sicuro che l'avesse fatta cadere. Vediamo. Sì, sono degli artigli normali. Dobbiamo imparare ad usarla bene quest'arma, perché secondo me alla fine saranno le armi pesanti quelle che faranno le differenze, non le armi veloci. Probabilmente troveremo anche un'altra arma posseduta, comunque un'arma unica di quelle pesanti, quindi è giusto, giusto imparare ad usarle. Qui c'è ovviamente il solito blocco ovviamente non demoniaco. Qua, stesso discorso di prima, dobbiamo. Ma sti salti giganti che fai, morte? Dobbiamo aprire il passaggio per l'acqua. Il punto è, qua è tutto chiuso. Questo vuol dire che dobbiamo proseguire a piedi. Eccoci qua. Adesso arrivo. E vi spacco a tutti la faccia. Fermo. Allora, mi sembra che da quel lato ci fosse qualcosa. Ecco infatti, un'altra pagina del diario dei morti, del libro dei morti. E da questo lato invece c'è un forziere. Eccolo qui il forziere. Ovviamente circondato dai nemici. Il colpo caricato in volo di quest'arma non è granché purtroppo, perché il tempo che io lo carico il nemico si sposta. Certo, in questo caso non è successo, ma vabbè, non importa. Non è molto efficace. Certo, se magari il nemico è grosso qualcosa di grande glielo riesce a dare grazie della chiave. Però in teoria non mi sembra molto efficace. Però appunto parlo in teoria. Allora, palesemente qua come prima dobbiamo aspettare che l'acqua salga per passare dall'altro lato. Sì. Ora però abbiamo la chiave e possiamo finalmente passare da questa parte. Da-da-da-da-dan-dan.
Ormai io c'ho in testa sto motivetto perché con guerra succedeva ogni 2x3, ogni volta che aprivi una porta, ogni volta che risolvevi l'enigma. Tra l'altro, a proposito di enigma, ci ho pensato perché stavo guardando sti cristalli. Dobbiamo fare attenzione se ci sono cristalli verdi e non questi qua scuri. Perché se qualche cristallo può esplodere, magari troviamo un'arma nascosta come per il dungeon scorso. Dobbiamo fare attenzione al colore dei cristalli. Altra boss fight? Altro enigma con le palline. Cristalli esplosivi, ovviamente. E la cesta si trova là sopra. Ok, con calma. Abbiamo due ceste, dei cristalli da far esplodere e una pallina da mettere al suo posto. Andiamo con ordine. Rettifico, tre ceste. Allora, prima di tutto prendiamo il caccolone esplosivo e lo lanciamo in tutte le zone in cui dobbiamo far esplodere qualcosa. Vediamo se riusciamo a lanciarlo là. No, non riusciamo a lanciarlo fino là sopra. Vediamo allora da questo lato se c'è qualcosa che possiamo fare. No, non posso andare a prendere il caccolone, ma posso andare a prendere questa cesta. Vediamo. Soldi e forse un equipaggiamento. Sì, ecco, fatto un altro amuleto schifido. Vabbè, grazie lo stesso. Questo vuol dire che dobbiamo fare le cose per gradi. Prendi caccola, fai esplodere caccola. E ora il passaggio è aperto. Qui c'è una cesta. Prendiamoci la cesta. Ok, quella è un'armatura. Perfetto. Sì, è un corpetto. Bruttino, però vabbè. Meglio di niente, dai. Meglio che non avere nulla. Però il fatto che... ho capito. Secondo me... allora, la butto lì perché ancora non l'abbiamo fatto. Scusami. Perché sto saltino qui? Non è che morte non riesce a tirarlo su ora? Perché siamo in salita? No, dai, mi parrebbe un motivo veramente stupido. Io già stavo flashando che avrei dovuto portare qui la bomba, lanciarla e cercare di farla salire col colpo. Però grazie di avermi spiegato che posso lanciarle direttamente premendo R2. Parabarabamba. Però ora il caccolone mi serve, quello sì. Il caccolone qua ora ci serve, sì. Ci serve perché dobbiamo spostarci là sopra, lanciare la caccola qui e appena saliamo gli spariamo. Ecco fatto. Risolto il mistero. Vediamo qua che cosa c'è. Dove sarà la leva? Non era un cristallo forse quello che ho visto. Forse era questo. Allora, calmi tutti. Ecco fatto, distrutto. Distruggiamo anche il resto delle vespe. E ecco fatto. Diamoci una curata per sicurezza. E invece no, era proprio un muro da far saltare, ma con il sistema sbagliato. Ecco qua. Io già pensavo la caccola che dovevamo lanciarla, invece era già lì pronta da far esplodere. Perfetto. Parabarabamba. Ovviamente l'acqua passa da sotto e non aspetta che il coso si alzi. Queste cose non mi piacciono. Cioè, tanto ci vuole a far aspettare che... anche solo la sensazione, fai aprire il cancello e poi l'acqua la fai apparire, no? Cioè io non sono programmatore, tantomeno non sono un animatore, tantomeno so qualcosa
a livello tecnico di queste cose, ma... cioè, perché farla apparire dal basso, proprio dal cemento, quando basterebbe probabilmente con giusto giusto una piccola aggiustata, forse, non lo so, parlo per ipotesi, per far sì che appena l'acqua raggiunge il cancellino lo fai passare e l'acqua passa. Ovviamente, come ho detto, parlo appunto da ultimo dei coglioni, proprio parlo da inesperto che non sa nulla, parlo proprio terra terra, ma non penso che per un programmatore o per una casa di videogiochi questo sia un grande problema, no? E ovviamente passiamo da questo lato, che come per prima arriviamo qui dove c'è il pezzo dove arrampicarci, in cui prima non riuscivamo perché non c'era abbastanza acqua. No, dall'altro lato. Bravo, da questa parte vediamo se c'è qualcosa. Strano ma vero, no. Io ci avrei messo una cesta qui, o comunque un amuleto, non lo so. Però per fortuna alla fine siamo riusciti a passare. Apriamo l'altro cancello e tra poco le lacrime della montagna saranno a posto. Spero proprio. Tra l'altro ho appena fatto caso a un piccolo dettaglio. Ecco, queste sono le cose che ti dici: ok, ma quel dettaglio sì e l'altro no. Ho appena visto che appena l'acqua è passata ha fatto crescere la vegetazione. Prima non ci avevo fatto caso, ma l'ho vista proprio con la coda dell'occhio che è apparsa. Scusami, riesci a fare questa cosa che quando l'acqua passa lì la vegetazione appare da sotto e non riesci a fare che il, come si dice, il cancellino si apre e l'acqua poi passa? Pare un po' una strozzata. Taradaradandan. È uno dei cristalli che ci servì. Ho capito a quale cristallo si riferiva il tipo ora. Quello che abbiamo visto anche la puntata scorsa. O meglio, puntata scorsa. Una delle prime puntate. Forse la seconda addirittura. Lo dicevo io che ci mancava un oggetto della quest. Lui vuole questi cristalli. E ci ha detto di sparargli. Oh, calmo. Calmo, un attimo. Ok, così ti viene attirata automaticamente, ottimo. Pensavo già che dovessi andare a sparargli e poi recuperarle. Quindi per questa submissione ci servivano sia la pistola che appunto il discorso con il tizio qua. Ehi, vai a prendere le pietre, ok. E finalmente possiamo passare dall'altro lato. Ci manca poco, ci manca poco. E anche le lacrime della montagna saranno state riportate al loro luogo d'origine. Ok. Pensavo già ci fosse uno di quei cosi per Vulgrim, ma non c'è nulla. Peccato. Eccoci qua. Però qui c'è sicuramente una boss. C'è sicuramente una boss fight qua, stavo dicendo. Sì. È una specie di cercoterio. Spinge velocemente la palla. Ah, quello era un uovo? Sì, è uno scarafaggione gigante. Uno scarafaggio ragno. Carchinos. O Carchinos. Madonna mia. Calma un attimo. Ok. Oh, fermo. Devi levare dalle balle. Allora, ho capito. Ho capito la boss fight più o meno. Più o meno credo di aver capito. Non vedo, non vedo. Ogni volta che lui fa la carica si schianta contro il muro. Schiantandosi evoca una delle sue uova. Ecco, fatto. Noi gliela lanciamo contro. E... ah! Dobbiamo... allora.
Peccato, ok. Ho capito la boss fight. È un po' una rottura di balle, però vabbè, non è nulla di complicato. Da questo lato prendi e lancia. Perfetto. Mi serve altra collera. Ok. Levati dalle palle tu, che devo uccidere tua madre. Ok, si è già ritirata su, perfetto. Dai, fai un'altra carica. Perché? Ah, sta facendo un attacco da sottoterra. Vabbè, ma è facile da evitare, basta girare a tondo così. Ok, forse con due inizia a essere un filo più complicato. Però appunto, come ho detto, la boss fight è una minchiata. Allora, prendi l'uovo. Lancia uovo. L'unico problema di fare sta cosa... Non ho abbastanza colpe. È proprio il fatto che... Aspetta. Ah, lo sapevo. Lo sapevo che non avremmo fatto in tempo. Ah, di nuovo? Dai! Mi ha preso? È facilissimo da evitare sto colpo. Dall'altro lato, ovviamente. Vai a prendere l'ovetto Kinder. Ecco fatto. Sembrava chissà cosa di boss fight, ma in realtà è proprio una di quelle boss fight molto basilari che vai anche quasi a turno. Ecco fatto. Vado. Bella l'animazione dell'uccisione. Che schifo. Frantumatore di Carchinos. Stando alla leggenda, questo martello proviene dal tesoro di un potente drago marino. Brandito in un feroce combattimento presso la fortezza di Carchinos, furono proprio i suoi colpi tonanti ad abbattere la porta. Nota come frantumatore di Carchinos, quest'arma aumenta la frequenza dei colpi critici e scatena devastanti attacchi critici sul nemico. Ok. Che schifo. Sta animazione qua è proprio brutta. È proprio brutta, brutta, brutta. E quella è un pezzo di equipaggiamento, mi sa. Vediamo subito. Ah, mi posso muovere durante le cazzi, ma ti prego. Aspetta, allora. Il frantumatore, livello 7. Ci manca poco per provarle tutte e due. Poi gli spallacci del devastatore, meno forza. Quanta forza ci dai? 7. E danni a colpo critico, però. Ok, mi tengo i miei per ora. E abbiamo trovato la pietra dei mistici, ok. Però finalmente ci siamo. Ecco qui un'altra leva che si erge nel nostro cammino. Il forte sommerso è completato. E non credo... No, invece abbiamo lasciato una cesta da questa parte. Stavo dicendo, non credo di aver dimenticato nulla. Ah, sono io che sono un coglione, non l'avevo vista prima. Ah. Perfetto, però almeno abbiamo trovato tutto. Abbiamo trovato anche una mazza, mi sa. Sì, è una mazza del gelo, che fa un bel po' di danno, tra l'altro. Vediamo l'attacco in avanti della mazza. Ok, bello. Ok, io continuerei un attimo a provare a potenziare le falci. Vediamo se ce la facciamo. Ormai gli equipaggiamenti bianchi. Però i talismani danno un fottio di energia. Attenzione. Probabilità di colpo critico, perfetto. E possiamo aumentare ancora la forza, la difesa, l'arcano e danni da gelo. Io farei la forza. Io aumenterei la forza, così per adesso ci dà proprio un bel bonus totale. Bene, ora che anche questo dungeon è completato, l'unica cosa che non abbiamo azzeccato è che avremmo trovato un potenziamento per il salto. Ci sono ancora tre forzieri qua. Dicevamo, ora che abbiamo tutto quello che ci serviva, possiamo tornare a Tripietra.